Vilna, inverno 1944. È una notte nevosa, al tempo dell'occupazione nazista. I sovietici arriveranno nell'estate. Nel romanzo d'esordio di Romain Gary, Educazione Europea, un gruppo di partigiani polacchi resiste alla ferocia della guerra e alla disperazione che incombe sugli uomini. In una cantina di una fabbrica in disuso, coi muri che stanno per crollare, in mezzo al puzzo di marcia ed escrementi, un violino suona. Janek, un giovane ebreo che vive con i partigiani, assiste meravigliato al potere catartico della musica, quella musica che apre all'altro e tiene desta la vita. Romain Gary, Educazione Europea, sulle note di Schindler's List Theme di John Williams. Sai suonare il violino o no? Il piccolo lo guardò con attenzione. Ti piace la musica? Molto. Allora non mi batterai. Non potresti amare la musica e battermi. Non lo dirai a nessuno? A nessuno. Allora senti. Prese il violino. In piedi, in mezzo alla cantina puzzolente, vestito di stracci sporchi, il ragazzo ebreo, i cui genitori erano stati massacrati in un ghetto, riabilitava il mondo e gli uomini, riabilitava Dio. Suonava. Il suo viso non era più brutto, il suo corpo goffo non era più ridicolo, e nella sua piccola mano l'archetto era diventato una bacchetta magica. La testa all'indietro, alla maniera dei vincitori, le labbra socchiuse in un sorriso di trionfo. Suonava. Il mondo era uscito dal caos, aveva assunto una forma armoniosa e pura. Al principio era morto l'odio, dopo i primi accordi la fame. Il disprezzo e la bruttezza erano svaniti come oscure larve accecate, uccise dalla luce. In tutti i cuori regnava il calore dell'amore. Tutte le mani erano tese, tutti i petti erano fratelli. Ogni tanto il ragazzo si fermava e gettava Janek uno sguardo di trionfo. Ancora, mormorava Janek. E il piccolo continuava. Alla fine Janek ebbe paura, paura della morte. Una pallottola tedesca, il freddo, la fame. E lui sarebbe scomparso senza aver prima abbeverato l'anima al graal umano e creato nella peste e nell'odio, nei massacri e nel disprezzo, col sudore della fronte al prezzo di lacrime e sangue, nella grande sofferenza del corpo e dello spirito, nella collera e nell'indifferenza del cielo, il lavoro impareggiabile che queste formiche umane hanno saputo in pochi anni di vita miserabile creare bellezza per millenni.